Cari iscritti, sono appena venuto a conoscenza del fatto che il Joker è esistito davvero. Prima di procedere, abbonatevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati e condividere la vostra opinione nei commenti. Nina Kulagina è stata una casalinga russa apparentemente dotata di poteri psicocinetici. Esistono diversi video che la ritraggono all'opera. Ovviamente non è possibile determinare se le attività svolte da Nina fossero reali oppure illusionismo. Voi cosa ne pensate? Vi è mai successo di spostare piccoli oggetti con la forza del pensiero? All'età di 70 anni, a causa di un attacco cardiaco, Nina Kulagina ha dovuto interrompere la sua attività psicocinetica. E non sapremo mai se ciò che faceva fosse reale o meno. Inauguriamo oggi la nuova rubrica Poltergeist, che vedrete in ogni video. Per sapere come finirà questo episodio di Poltergeist, restate con noi fino alla fine dell'episodio. Non sono un credente cristiano, ma le immagini che seguiranno sono davvero interessanti. Pare infatti che nel giugno 2014 la Vergine sia apparsa nel sole di Međugorje. Ho cercato spesso video di apparizioni strane, soprattutto poiché se ne parla in diverse culture del mondo, come quella degli Anunnaki. E questo, in assoluto, è il video più scioccante che abbia trovato. Secondo voi è un falso? Ditemelo nei commenti. Se vi dicessi che Hannibal Lecter, il Joker e Crudelia Demon fossero esistiti realmente? Pare infatti che gli autori di questi personaggi, che sembrano di finzione, si siano ispirati a delle personalità realmente esistite. Andiamo a vedere. Hannibal Lecter. Alfredo Balli Trevino era un medico proveniente da una famiglia dell'alta borghesia di Monterrey. Egli fu dichiarato colpevole di aver ucciso un suo caro amico e amante, mutilando il suo corpo. Lui è il vero Hannibal Lecter. Crudelia Demon. All'autore Dodie Smith è venuta la formidabile idea di ispirarsi all'attrice Tallulah Bankhead per creare il suo famigeratissimo personaggio Crudelia Demon, il Joker. Incredibile la somiglianza, vero? Il Joker fu ispirato dall'attore Conrad Veidt. Conrad Veidt era un attore tedesco molto conosciuto negli anni 20. Riuscite a immaginare cosa sarebbe stato Batman se quell'attore non fosse mai esistito? Siamo giunti alla fine di questo nuovo episodio di Mystery Zone. Come promesso, ecco le restanti immagini del Poltergeist che abbiamo iniziato a guardare prima. Mi raccomando, iscrivetevi, cliccate la campanella e ovviamente scriveteci un sacco di commenti. Ciao ragazzi, alla prossima!